In mezzo varrebbe la pena di non perdere Harlem, di Carmine Gallone, un film del 1943, non di forse il film più fascista della storia del cinema italiano, sicuramente il film più censurato, perché nel 1943 uscì e dopo 2 mesi fu subito ritirato perché gli americani, come dire, stavano arrivando, stavano sbarcando in Italia, per cui era un film che non si poteva più far vedere. Fu rieditato nel dopoguerra con tantissimi tagli e cambiando addirittura anche i dialoghi, perché il film era un attacco durissimo ai neri, all'America, era di un agli ebrei, era di un razzismo veramente, come dire, sconcertante, diremmo oggi, e invece tentarono disperatamente di rimetterlo in piedi. Vale la pena di vedere come questa è la versione originale per capire cosa voleva fare il cinema di propaganda allora. Sempre di questo film verrà presentato anche nel pomeriggio il libro, Harlem, il film più censurato della storia del cinema italiano.